Ora si registrerà la conferenza. Ok, allora buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo jailbreak. Oggi, dopo un po' di tempo, torniamo a parlare di GPS e in particolare andiamo a parlare di Precise Point Positioning. Ora, il Precise Point Positioning è una tecnica in ambito GNSS, forse non molto conosciuta nell'ambito professionistica, ma forse più conosciuta in ambito accademico. Quello che comunque voglio cercare di evitare oggi è di fare un jailbreak prettamente teorico in cui si facciano vedere equazioni o cose che di solito spaventano la gente. Io cercherei di stare molto più sul discorsivo. E vorrei poi infatti farvi anche non solo una parte prettamente teorica che comunque serve per capire un attimino le peculiarità di questa tecnica e come si differenzia rispetto alle altre, però vorrei appunto fare un esempio pratico con un ricevitore che abbiamo noi in ufficio. E vorrei confrontare questa tecnica di posizionamento usando lo stesso ricevitore e utilizzando invece una tecnica classica per il post-processing che forse è più conosciuta. Ora, andiamo giù. Ok, quindi guardo se riuscite a cambiare la slide anche voi. Forse vedete il mio schermo bloccato, non riesco a capire. Comunque, diciamo che avrei appunto strutturato la presentazione del jailbreak in questo modo. Quindi un'introduzione al PPP, poi una lista, diciamo, di prodotti che devono essere utilizzati per fare questa tecnica di processing, vedere di nuovo un po' a mo' di carrellata quelli che possono essere i software per utilizzare per fare il PPP e poi andiamo a vedere un esempio pratico con RTKlib, che diciamo è uno dei software open source che più noi utilizziamo per questa, diciamo, nella nostra attività professionale, e facciamo un confronto appunto con la soluzione PPK. Prima di procedere, vi chiedo se riuscite a vedere la slide con scritto indice o seppure siete ancora fermi alla slide del titolo. Perché altrimenti. Vediamo. Ah, ok, tutto regolare, perfetto, bene. Allora c'ho io le anteprime che sono sbagliate. Se per caso, ecco, vedete che ci sono delle incongruenze fra le slide e quello di cui parlo, vi prego di segnalarmelo in modo da poter eventualmente agire e non parlare senza che voi vediate quello appunto di cui sto parlando. Allora, andiamo e quindi eccoci qua. Vediamo che cos'è il PPP. Ora abbiamo parlato, abbiamo detto di questo PPP e per ora più che una tecnica di posizionamento non vi ho detto altro, però vediamola un pochino più nel dettaglio. Quindi il PPP è una tecnica di precisione, di posizionamento di precisione che sfrutta un singolo ricevitore, senza bisogno di una base o di un'infrastruttura RTK. E già qui arriva la prima grande differenza appunto con il classico rilievo NRTK o RTK o PPK, cioè in post processing, che voi forse siete più abituati ad eseguire. Di solito quindi sì, nel rilievo NRTK-RTK avete bisogno di due ricevitori, oppure di un ricevitore rover e dovete appoggiarvi a una rete di stazioni permanenti.
che di fatto poi è come avere una base, perché diciamo quello che vi manda la rete di stazioni permanenti, le cosiddette correzioni differenziali, in realtà altro non sono che gli osservabili della base più vicina, il più delle volte, più una serie di correzioni, oppure nel caso utilizziate una virtual reference station, sono le osservabili di una stazione fittizia generata vicino a voi. Però sostanzialmente quello che importa è che vi mandano comunque un set di osservabili, con il quale andate a doppio differenziare le osservabili, fare le cosiddette differenze doppie. Questo perché fate le differenze doppie? Perché sostanzialmente esistono una serie di errori che affliggono il segnale GPS, come penso vi sia noto, e utilizzando una tecnica di doppia differenza si vanno a delidere alcuni errori comuni, ad esempio le effemeridi del satellite. Se osservate un satellite da due stessi ricevitori si può elidere quello stesso errore. Ora non sto a scrivere le equazioni proprio perché volevo mantenere il più snello possibile questo jailbreak e il meno, tra virgolette, teorico, però immaginate sostanzialmente diciamo che il segnale GPS venga comunque degradato da determinati errori e le osservabili doppio differenziate chiaramente riescono a delidere questi errori qua. Un altro errore che viene in buona sostanza eliso dalle doppie differenze, ad esempio l'errore ionosferico, a patto che i ricevitori base e rover non siano molto distanti uno dall'altro, e perché appunto si considera che la ionosfera sia sostanzialmente identica nel raggio di, diciamo, qualche chilometro. Bene, ora questo è quello che succede, quindi l'osservabile doppio differenziata è quella che ci consente di arrivare alle classiche precisioni del rilievo RTK. Quindi sostanzialmente, se vedete nella figura in basso a destra, abbiamo delle precisioni centimetriche nell'asse delle ascisse, vediamo quello che è il ipotetico range base rover sostanzialmente. Quindi nel raggio di pochi chilometri, ma anche un po' di chilometri in realtà, perché vedete il primo step è 10-100 km, quindi per qualche decina di chilometri con il rilievo RTK riusciamo ad avere comunque posizioni centimetriche. Invece veniamo al PPP. Il PPP non utilizza due ricevitori, ma utilizza un ricevitore soltanto, e sostanzialmente, sempre dando un occhio alla figura in basso a destra, vediamo che riesce a raggiungere delle precisioni che a volte sono anche comparabili con il rilievo RTK. Questo è buono, ma come fa? Beh, sostanzialmente si vanno ad utilizzare dei modelli e effemeridi e clock precise. Quindi immaginate sempre, senza voler vedere le equazioni, ma tutti gli errori che nel rilievo RTK venivano elisi in qualche modo dall'osservabile doppio differenziata, in questo caso vengono non elisi, però corretti in qualche modo utilizzando o dei modelli, e dei modelli, per ad esempio la troposfera, anche la ionosfera, se stiamo a fare un rilievo con un ricevitore in singola frequenza, ma tendenzialmente avendo un ricevitore in doppia frequenza, la ionosfera viene elisa con la combinazione lineare ion-free, e andando ad utilizzare quelle che sono le effemeridi e i clock precisi. Quindi quello che vediamo inoltre è che il PPP è una tecnica di processamento valida a livello globale. Ossia, non si necessita questa volta di un'infrastruttura per ottenere queste precisioni, che è un'infrastruttura che sia nelle nostre vicinanze, ma possiamo tranquillamente e potenzialmente andare a fare un rilievo ovunque sulla superficie terrestre, beh, in realtà anche, diciamo, non solo sulla superficie, ma anche o in mare o in cielo, sugli aerei volendo, ma non sono le applicazioni tipiche del PPP, e poter quindi dopo processare questi dati tranquillamente con una tecnica di PPP.
Immaginate infatti che parlando di un rilievo RTK fossimo in mezzo al mare, non avremmo ad esempio un'infrastruttura di stazioni permanenti che ci può venire a supporto, però in quel caso il PPP può essere tranquillamente utilizzato perché appunto è valido a livello globale. Il PPP, inoltre, per concludere un attimo questa prima panoramica, diciamo che può essere utilizzato il più delle volte in post-processing, ma adesso anche in tempo reale, quello che viene chiamato il cosiddetto PPP RTK, ossia si ricevono delle le correzioni, i parametri dei modelli o tramite internet o ancora tramite i satelliti. Ad esempio, c'è da citare che a breve, non saprei dirvi esattamente quando, però diciamo in maniera abbastanza imminente, per quanto riguarda Galileo, sarà disponibile il cosiddetto Eye Accuracy Service, ossia proprio una serie di correzioni e parametri per il PPP che vengono mandati dai satelliti Galileo sulla loro frequenza E6. Allora, vediamo quindi subito un confronto tra il workflow di un possibile posizionamento standalone e il cosiddetto precise point positioning. Bene, per quanto riguarda il standalone, di nuovo non abbiamo bisogno di nessuna infrastruttura di rete, ma abbiamo bisogno di orbite clock broadcast dei satelliti, che quelli lì abbiamo perché appunto ci vengono spediti dal segnale dei satelliti, le informazioni sui satelliti tracciati dall'utente, e quindi questo lo abbiamo grazie all'antenna, alla nostra antenna che riceve i segnali e dice al ricevitore quali segnali sta tracciando. Facciamo sostanzialmente un posizionamento di solito di codice e otteniamo quelle che sono delle precisioni metriche. Mentre per quanto riguarda il precise point positioning, cosa cambia? Beh, sostanzialmente abbiamo orbite e clock finali e poi dopo vedremo questo quanto impatta in termini di errore sulla posizione del satellite. Dobbiamo aggiungere quelli che sono modelli ionosferici e o troposferici, poi in realtà abbiamo anche altri modelli come possono essere quelli per le maree, perché sostanzialmente nel PPP andiamo a considerare molte cose che nei rilievi classici non pensiamo neanche forse esistano, sostanzialmente. Torniamo, abbiamo di nuovo le informazioni sui satelliti tracciati e quindi andiamo a raggiungere quelle che sono delle posizioni centimetriche. Un'altra slide interessante a questo punto è che riassume esattamente quello che dicevo prima e sul quale vorrei porre l'accento a questo punto, è la differenza tra il rilievo RTK e il rilievo in PPP. Allora, a questo punto vedete che noi abbiamo nel caso del rilievo RTK delle osservabili doppio differenziate, quindi eliminazione, possiamo dire, di errori comuni e in realtà, attenzione, quello che andiamo a stimare in questo caso non è tanto la posizione del ricevitore rover, che quella poi in realtà la ricaviamo, ma non è quello che osserviamo. Quello che osserviamo, che stimiamo in realtà, scusate, sono le componenti del vettore base rover, questo dx, dy e dz. Abbiamo sostanzialmente delle precisioni centimetriche e dei tempi di convergenza molto brevi. Ora, non ho ancora parlato dei tempi di convergenza e vedremo dopo che questi qua sono un po' il lato negativo del posizionamento PPP, però sostanzialmente avrete, immagino, tutti esperienza che con un rilievo RTK o con un rilievo poi in post processing, processando epoca per epoca, avrete subito o quasi subito dopo pochi secondi una posizione cosiddetta fix. Quello che invece con il PPP vedremo che non è proprio così. In questo tipo di rilievo, però, appunto, come dicevamo, richiede l'utilizzo di due ricevitori, quindi rover più base, oppure rover più rete NRTK. Invece, per quanto riguarda il PPP, noi abbiamo l'uso di efemeridi e clock precisi e modelli troposferici che ci vengono mandati da chi? Beh, vedete nella slide che in questo caso ho messo un IGS. IGS è un cosiddetto International GNSS Service,
un servizio che ci provvede, che ci mette a disposizione appunto orbite precise. Le orbite precise vengono calcolate dopo alcuni giorni e sono frutto appunto di un ricalcolo delle orbite broadcast. Diciamo che l'IGS non è l'unico servizio che offre le efemeridi precise, ma ce ne sono diversi. Ora, ne abbiamo messo uno ad esempio, e soprattutto ho messo questa tecnica, se sembra appunto che il satellite mandi le informazioni al ricevitore, posso dire che è così, ma possiamo anche dire che appunto avendoci una connessione internet con il ricevitore, possiamo ricevere queste informazioni tramite dei server FTP. Vedremo poi se in real time, quasi real time oppure no, dipende, perché dipende dalle tempistiche con cui vengono calcolate sostanzialmente. Abbiamo però, come abbiamo in questo caso di nuovo delle precisioni centimetriche per quanto riguarda il PPP, ma di contro abbiamo dei tempi di convergenza che sono più lunghi. In pro invece abbiamo l'utilizzo di solamente un ricevitore. Ecco, parliamo adesso di quelle che sono le cosiddette preparazione dei dati di input. Oh, il titolo in realtà è leggermente sbagliato, scusate, però comunque sia, qui stiamo parlando di quelle che sono le efemeridi precise. E in questa tabella vediamo quelli che sono le accuratezze che si possono ottenere. Quindi sostanzialmente queste accuratezze ci danno una misura di quanto può essere giusta o sbagliata la stima della distanza satellite-ricevitore e quindi di conseguenza poi della posizione, cioè tutto si ripercuote sostanzialmente, no? O meglio, noi abbiamo come principio base del posizionamento GNSS la stima della distanza satellite-ricevitore. Con questa poi viene fatta una sorta di triangolazione e si stimano le coordinate del rover che sono incognite. Bene, le efemeridi ci dicono quanto, dove è il satellite sostanzialmente. E più noi siamo sicuri e precisi sul dove è il satellite, più facciamo una stima accurata della distanza satellite-ricevitore. Più la distanza satellite-ricevitore è accurata, più sarà accurata la posizione finale del ricevitore. Bene, passiamo quindi dai vari prodotti disponibili in termini di orbita e quindi di efemeridi e in termini di clock, giusto per darvi quelli che sono degli ordini di grandezza. Quindi sostanzialmente, guardando le efemeridi, che è il parametro che riusciamo forse a maneggiare e a comprendere di più, passiamo dalle orbite broadcast, cosiddette broadcast, perché ci vengono messe a disposizione in real time, che hanno un'accuratezza metrica, di qua c'è scritto circa 1 metro, ma può essere anche un po' di più, alle efemeridi finali, che hanno invece una precisione centimetrica. Beh, vedete da soli che questo fa abbastanza la differenza, soprattutto nella misura in cui noi utilizziamo un singolo ricevitore e non osservabili doppie differenziate, in cui la posizione del satellite, l'errore sulla posizione del satellite non viene elisa. Vedete però che le efemeridi finali sono disponibili solo 12-18 giorni circa, diciamo una media di 15 giorni dopo la data del rilievo. Questo perché? Perché per avere questa precisione, appunto, questi centri, tra cui uno di questi è l'IGS, fa dei ricalcoli sulle orbite e questi ricalcoli tendenzialmente hanno bisogno di tempo. Però esistono anche degli altri prodotti intermedi, perché allora le efemeridi finali sicuramente non consentono di fare un rilievo PPP in tempo reale, ma è ovvia la considerazione. Però possiamo utilizzare quelli che sono delle efemeridi ultra rapide, che vediamo essere anch'esse disponibili in tempo reale, e abbassiamo sostanzialmente la posizione metrica dell'efemeride di broadcast a una precisione di tipo centimetrica già sull'efemeride di ultrarapide. Quindi vediamo che il vero vantaggio tra il tipo di efemeride utilizzate sta fra le broadcast e le rapide ultrarapide. Le ultrarapide, diciamo.
mentre le finali poi non hai più questo grandissimo vantaggio, nel senso che passi da 5 centimetri a 2 centimetri, eccetera. Sono numeri comunque approssimativi, sostanzialmente, è giusto per dare degli ordini di grandezza. Un'altra cosa sostanzialmente da considerare e che forse non avete ancora considerato o di cui avete sentito parlare sono i modelli di calibrazione dell'antenna. E questi di nuovo sono interessanti e da considerare soprattutto per quanto riguarda un rilievo PPP. Questo perché quando noi facciamo rilievo prendiamo la posizione del punto, bene, ma qual è effettivamente il punto che noi andiamo a misurare? Noi abbiamo un'antenna GPS che, se vado a pensare ai ricevitori base rover, avrà forma variopinta, diciamo circolare in base sostanzialmente, con un diametro che può essere, boh, dico 20 centimetri almeno sostanzialmente. Beh, noi vogliamo una posizione che vada al di sotto dei 20 centimetri, quindi qual è il punto che andiamo effettivamente a misurare? E il punto è cosiddetto il centro di fase dell'antenna. Il punto non è in realtà un punto fisico, ma sostanzialmente bisognerebbe essere un pochino più esperti di elettronica. E diciamo questo punto in realtà e soprattutto non è fisso. Questo è importante. Quello che vede varia sostanzialmente a seconda di come è progettata l'antenna e varia con l'elevazione dei satelliti. Ora vedete che questa slide sostanzialmente vuole mostrarvi questo: la linea tratteggiata, quella blu che vedete a destra e a sinistra, volendo rappresentare due antenne diverse sostanzialmente. È il luogo dei punti in cui si può trovare il centro di fase dell'antenna. Per cui vedete che se io ho due satelliti provenienti da due, diciamo, elevazioni diverse, chiaramente il loro punto di centro di fase dell'antenna sarà diverso. Per ovviare a tutto questo, sostanzialmente sono stati fatti dei modelli di calibrazione dell'antenna. E tutte le ante su tutti questi modelli sostanzialmente vengono resi disponibili o dal produttore, oppure se l'antenna è un'antenna, diciamo, di quelle standard, o comunque standard, la maggior parte de delle antenne ci sono sostanzialmente sempre dall'IGS dei file contenenti tutti i parametri di calibrazione del modello dell'antenna di tutte le antenne possibili o di tutte le antenne, meglio dire, censite. Questi vengono fatti in realtà lato sia satellite sia ricevitore, perché è tanto vero quanto per il ricevitore, ma anche per il satellite. Il satellite di per sé poi ha un'antenna trasmittente, non ricevente in questo caso. Un altro parametro da considerare, sempre mi rendo conto, è una carrellata, però poi vedremo che sono tutti parametri e punti che devono essere inseriti in RTK-Lib, quindi quando poi vedremo l'esempio pratico, almeno avrete sostanzialmente una sorta di riscontro, almeno ne avrete sentito parlare per pochi secondi o per qualche minuto da me, e quindi magari vi ritornano leggermente in mente. Ecco, parliamo dei cosiddetti DCB, oppure Differential Code Bias. Sono degli errori sistematici che esistono tra le due osservabili di codice GNSS diverse alla stessa frequenza o da due frequenze diverse. Quindi diciamo che anche qua sono necessarie per un posizionamento di codice basato sui ricevitori, per i ricevitori e per l'estrazione, volendo, del Total Electron Content, del TSE, o anche altre applicazioni. Ora sono sostanzialmente di nuovo non utilizzabili per quanto riguarda il posizionamento RTK, però possono entrare in gioco per quanto riguarda il PPP. Ecco, io dico possono entrare in gioco perché chiaramente vedremo poi che per il PPP possiamo o non possiamo utilizzare determinati modelli, sta un po' a nostra discrezione, chiaramente.
È ovvio che meno modelli utilizziamo, meno precisa sarà la nostra posizione finale. Questo perché? Perché questo errore poi rimarrà nel computo sostanzialmente della soluzione. Un altro ancora, giusto per dire, è l'earth rotation parameter. Sostanzialmente è dovuto al fatto che sostanzialmente l'asse di rotazione terrestre in realtà non è varia nel tempo e può sembrare addirittura un effetto, dire, che sì, utile tra virgolette per andare a spaccare il cappello, ma in realtà non è proprio così, nel senso che ci dà poi informazioni su quella che possono essere l'orientamento tra il satellite e poi il ricevitore stesso. Anche questo abbiamo, questi modelli possono essere scaricati dall'IGS o da altri centri, quali ad esempio il GFZ, il COD, eccetera, eccetera. L'ultimo che vorrei andare a vedere sostanzialmente è il cosiddetto modello ionosferico IONEX, o Ionosphere Map Exchange. Questo in realtà vedremo che nell'esempio che andiamo ad effettuare fra poco non verrà utilizzato. Perché? Perché è un modello ionosferico. E la ionosfera, avendoci dei ricevitori in doppia frequenza, non ha senso eliderla o comunque mitigarla o stimarla tramite modello. Perché? Perché la ionosfera è sostanzialmente un errore che dipende dalla frequenza, e quindi con la cosiddetta combinazione iono-free noi potremmo eliminarlo senza bisogno di modelli. Però io mi trovo invece con situazioni in cui io mi trovo con un ricevitore in singola frequenza, non posso più giocare, o meglio, non posso più agire con la iono-free. Ebbene, a questo punto cosa faccio? Non posso fare il PPP? Beh, no, anche se devo dire che il PPP utilizzando ricevitori in singola frequenza è abbastanza challenging, però non impossibile. Bene, in questo caso però è necessario per forza andare a introdurre un modello ionosferico. Abbiamo il modello broadcast, che è il cosiddetto modello di Klobuchar, che è sostanzialmente una formulazione matematica, oppure abbiamo questo, il modello basato su mappe di TSE. TSE è il Total Electron Content, ovvero sia una stima della quantità di elettroni nella linea di base, nella linea, diciamo, ipotetica, diciamo, in un cilindro ipotetico fra noi e il satellite. Ebbene, sostanzialmente questa quantità di elettroni in atmosfera e la loro distribuzione soprattutto è legata al ritardo che il segnale può ricevere viaggiando attraverso questo mezzo. Ora non vorrei entrare più nel dettaglio, però quello che ci viene offerto appunto tramite il modello IONEX sono delle mappe, come vedete in questo caso, di TEC. Le mappe vengono poi lette dal software, si capisce dove siamo noi, perché appunto abbiamo sicuramente almeno una posizione basata sul codice grezza, quindi capiamo quale di questi pixel, che forse riuscite già più o meno a intravedere nella mappa, fa al caso nostro, e quindi poi come utilizzare il modello IONEX che è implementato con quali valori soprattutto. Veniamo quindi, vabbè, tutto bello quello che vi ho raccontato, però a questo punto vediamo un attimino di capire come fare il PPP e soprattutto quali software ci possono venire incontro per questo scopo. Questa slide sostanzialmente è un po' una carrellata e devo dirvi che a essere proprio onesto, onesto, io non ho testato tutti questi software che vedete qua sopra, ma solamente alcuni. Ad esempio, parlando di servizi online, sicuramente andiamo a citare il CSRS PPP. Questo in realtà è il primo, direi praticamente l'unico che ho testato per quanto riguarda i servizi online. E è molto semplice
Nel senso che, vabbè, ora non ho scritto per nessuno di questi, non ho scritto il link, però appunto se poi vi interessa vi posso girare, ma veramente basta andare a scrivere su Google il nome del software e ovviamente il primo link è quello giusto. Chiede ovviamente una registrazione, così come tutti i software online chiedono una registrazione. E quello che dovete fare in buona sostanza è caricare il vostro Rinex, quindi il vostro file di osservabili non in binario ma in Rinex, e scegliere direi il sistema di riferimento e poco altro. Detto questo, mandate il dato e poi vi arriverà indietro una mail con le varie con le soluzioni che sono leggibili o tramite un file CSV. E quindi poi magari plottabili o utilizzabili per altri scopi, e vi manda indietro anche un file PDF con un resoconto dell'elaborazione. Gli altri, a parte Magic GNSS che ho provato a testare, ma ho avuto qualche problema sulla registrazione, quindi poi devo capire un attimino meglio. Non li ho testati in prima persona, però ho guardato un pochino. E, alcuni sono un po' più interessanti perché consentono, hanno diciamo due versioni. Mi sembra uno di questi era proprio il Magic, ossia una versione che ti consente, un po' come il CSRS PPP, di caricare giusto il file Rinex e basta, e un'altra invece un po' più avanzata in cui ti consente invece di settare tutta una serie di parametri, tra cui appunto quelli che dicevamo prima, quindi ci dice quali efemeri di scegliere, piuttosto che se utilizzare o no un modello ionosferico, se caricare il nostro modello di Earth Rotation o i DCB, eccetera, eccetera. I modelli dell'antenna, ad esempio, ci consente di caricare, mentre il CSRS PPP utilizza i modelli che ha lui o che si va a cercare lui da qualche parte. Venendo invece, e questi qua appunto sono software online, senza bisogno di dover scaricare nulla. Per quanto riguarda invece dei software offline, beh, chiaramente io ne ho citati adesso, vedete, 5, tra cui il Bernese, Gamit, sono dei software a stampo scientifico, particolarmente poco intuitivi, forse non utilizzabili, quasi direi non utilizzabili per l'uso professionale, ma non è, cioè nel senso dipende un po', ma non sono intuitivi, ecco, sostanzialmente. Abbiamo un software che invece abbiamo testato, che utilizziamo noi qualche volta, ossia GraphNav, che è sostanzialmente una via di mezzo fra un software, diciamo, a stampo professionale e un software scientifico. Mi sentirei di citare inoltre GLab, che è un software educativo sostanzialmente, è un software molto, molto ben fatto. E sostanzialmente la cosa bella di questo programma è che andando proprio col mouse sulle varie impostazioni compare una tendina che ci spiega bene che cos'è quello che stiamo andando a testare. Per questo che dico che è molto educativo, soprattutto per chi magari non sa da che parte girarsi o comunque un po' agli inizi. Può essere molto utile utilizzare questo software qua. E poi per ultimo, ma non ultimo in quanto a importanza, è il nostro caro RTKlib, che appunto, come vi dicevo, noi siamo soliti utilizzare specialmente per le nostre attività di ricerca e sviluppo. Ecco, passiamo ora direi alla parte teorica. Vi ho annoiato abbastanza, ecco, diciamo, con la parte teorica. Vorrei a questo punto andare un po' effettivamente a parlare e a fare in questa parte, diciamo, finale della nostra chiacchierata, prima delle vostre domande, vorrei un pochino vedere un esempio pratico. Quindi, se avete seguito i nostri altri jailbreak, saprete che tempo fa ormai abbiamo installato sul tetto del nostro ufficio un'antenna GPS collegata a un ricevitore uBlox, che è un ricevitore in realtà a basso costo, in doppia frequenza, ma comunque sia a basso costo. La schedina che abbiamo comprato costa
sulle 200 euro scarse sostanzialmente, e che riceve dati in continuo, salva dati Linux in continuo. Vi ho riportato qua giusto una foto dell'installazione dell'antenna sul tetto per farvi capire che comunque siamo in condizioni ottime di visibilità satellitare. Andiamo a processare, ecco, io per come avevo impostato le impostazioni di registrazione, la stazione acquisisce dati ogni ora ad un secondo e poi unisce questi dati e li unisce in un file giornaliero e li sottocampiona, cioè li diciamo, ricampiona, non sottocampiona, a 30 secondi. Perché? Perché un file giornaliero a un secondo peserebbe veramente troppo a livello appunto puramente informatico di megabyte e non avrebbe neanche senso sostanzialmente. Quindi i file giornalieri, ma così come tutte le reti di stazioni permanenti esistenti, direi che hanno file orari a un secondo e file giornalieri a 30 secondi. Come vi dicevo, andremo a vedere prima il posizionamento PPP e poi lo andremo a confrontare con un posizionamento NRTK utilizzando GENU come base. GENU, per chi non lo sapesse, è una stazione permanente della rete GNSS Ligure che è distante poco più di 1 chilometro in linea d'aria dal nostro ricevitore. Allora, eccoci, adesso siamo qui sull'RTK Lib sostanzialmente. E direi che poi lo apro anche io stoppando la condivisione delle slide, però ecco, in buona sostanza vediamo un attimo. La prima cosa che dobbiamo caricare sicuramente è il Linux come del rover, ovviamente sempre in formato Linux. RTKLib, vi ricordo che non accetta il formato binario, che tendenzialmente è quello che scaricate dal ricevitore, ma dovete per forza convertirlo. Poi in questi spazi, guardando la freccia di sotto, bisogna comunque caricare il file di navigazione broadcast, anche se utilizziamo le effemeridi precise, RTKLib vuole comunque il file .nav o comunque sì, insomma, di effemeridi broadcast. Nelle successive colonne, con questo ordine, bisogna indicare quelli che sono le effemeridi precise, quindi l'SP3, e il file del clock preciso. Poi dopo vedete, in questo caso io non l'ho utilizzato, in questa ultima colonna bianca qua, possiamo caricare, se vogliamo, il modello Ionex. Però appunto noi abbiamo dei ricevitori in doppia frequenza, andremo a fare la cosiddetta Ion Free. Invece, dopo che abbiamo la soluzione qua, nell'ultimissima casella bianca, dobbiamo vedere appunto quello che è indicare il file con la soluzione. Ecco, questo sostanzialmente è la schermata, e ora probabilmente forse è meglio che ve la faccia vedere una. Quindi vado un attimino qua e apro un mio RTK post. Eccoci qua. Ora, spero riusciate a vedere in buona sostanza quello che volevo farvi vedere. Ecco. Allora, abbiamo detto. In questa schermata qui, la prima cosa che dobbiamo scegliere è PPP. Dobbiamo andare da queste parti qua. PPP, di nuovo, static o kinematic? Beh, se il nostro ricevitore è fermo, ha senso andargli a dire PPP static. Torniamo un attimino indietro e vedete che la base si è già sostanzialmente cancellata da sola perché ci dice, beh, non c'è assolutamente bisogno di avere un ricevitore di tipo base, perché ne processo uno solo. Qui devo andare a caricare il file di navigazione. E ora, scusate, ma devo dirgli all
e vedete, ad esempio, questo file di navigazione può andare bene. In questo riquadrino qui vado a caricare quelle che sono le efemeridi precise. Io, ad esempio, non ho utilizzato le efemeridi IGS, ma ho utilizzato quelle delle cosiddette COD provenienti dal GIGFZ come centro, direi. Perché? Perché le IGS non hanno le efemeridi precise per Galileo. E bisogna stare attenti a questi. Se non utilizziamo tutte le efemeridi per tutte le costellazioni che utilizziamo, beh, ovviamente la costellazione non viene automaticamente utilizzata. Quindi carico le mie efemeridi precise. Ok. E sotto, analogamente, vado a caricare il file con i clock, che è questo con l'estensione .clk. Ok. Perfetto, ora che abbiamo caricato osservabili e efemeridi, andiamo a vedere le altre opzioni. Allora, in questo caso dobbiamo scegliere quelle che sono le frequenze da utilizzare. Io ho messo L1 e L2 sostanzialmente. E adesso veniamo a quelli che sono, bene, qua abbiamo, volendo porre il classico cutoff o una classica maschera sul segnale rumore, sono sostanzialmente un po' le classiche impostazioni che vengono utilizzate per l'RTK post. Vi invito, se non l'avete ancora visto, di andare a vedere il jailbreak dedicato all'RTK post, o se poi proprio siete ancora più curiosi di questo, noi fra, diciamo che a inizio 2023 faremo partire, 2022, scusate, faremo partire un nuovo corso su RTKlib, quindi sicuramente in quel caso andremo a sviscerare molto più nel dettaglio tutte queste impostazioni che ora per questioni di tempo devo un po' saltare. La ionosfera, vedete, qua abbiamo determinati impostazioni. Io andrei a mettere appunto la iono free. E la troposfera invece andremo a mettere il modello di Sartamoyer. Ecco, una postilla, una piccola curiosità: ovviamente tramite il PPP possiamo anche non dire di utilizzare la ionosfera, ma di stimarla. Quindi in questo caso stimolo ZTD. Questo cosa serve? Beh, chiaramente vuol dire che la ionosfera non è più sostanzialmente un dato noto o comunque modellato, ma è un'incognita del nostro problema. Quindi sostanzialmente l'output sarà non solo la soluzione, ma la soluzione più una stima del ritardo troposferico. Sono applicazioni un po' più di nicchia, ma in questo caso possono anche essere altrettanto interessanti. In letteratura ci sono diversi paper che appunto utilizzano la stima della ionosfera, cioè utilizzano tecniche PPP per la stima della troposfera, non della ionosfera. Qui direi che di nuovo devo saltarla un po' per questioni di tempo, però sostanzialmente è il tipo di fissaggio dell'ambiguità. Quello che vedete che è disabilitata invece la finestra dove dobbiamo fissare le coordinate della base, proprio perché in realtà non abbiamo una base. E invece qua andiamo a vedere quelli che sono i file. I file, quindi vediamo i file Antex, modelli di calibrazione dell'antenna, scusate, che devono essere messi sia per il satellite nella colonna sopra, sia per il ricevitore. Questi file vengono già scaricati con la versione di RTKlib. Quindi sostanzialmente basta andare, ecco, se vado così, ora dove ho salvato RTKlib, scusate, allora dovrebbe essere qui RTKlib. Quando scaricate RTKlib voi avrete una finestra simile. Se andate non in doc, abbiate pazienza, ma in file, data, ant, eccoci qua. Questi qua vengono scaricati direttamente dall'RTKlib quando scaricate, quindi sostanzialmente non avrete bisogno di scaricare da nessuna parte. I file DCB analogamente li avrete, li ho già caricati, eccetera, eccetera. Si caricano, quindi qua abbiamo anche gli Earth Rotation Parameter. Questo qui sarebbe un file per quanto riguarda le maree, addirittura, che possono essere considerate in questi casi.
niente. Allora, a questo punto, arrivati qua, potremo fare execute e quindi viene calcolata la nostra soluzione. Ora, poi, in realtà, la soluzione l'ho già fatta e vedremo quindi come è avvenuta, cosa serve. Prima però di vedere, ecco, vabbè, qua vi facevo vedere tutti i vari file che vi ho fatto vedere in tempo reale. Ecco, prima di procedere a visualizzare le soluzioni, volevo farvi vedere questo modulino qua di rtklib, che forse l'avevo già fatto vedere, ma nel caso è meglio ribadirlo, ossia l'rtkget. Perché, ok, vi ho parlato di effemeridi precise, clock, modelli di CB, ionosfere, bla bla bla, uno diceva, come cacchio li vado a recuperare? Devo andare a spulciare su internet, eccetera, eccetera? Beh, una risposta è sì, uno potrebbe andare su internet se serve registrarsi in determinati siti, ma diventa una cosa un po' dispersiva. Allora, a questo punto l'rtklib ci viene in aiuto con questo modulino, l'rtkget, e vedete che qua possiamo avere tutta una serie di determinati parametri da scaricare, tra cui ad esempio le effemeridi. E qua possiamo andare a vedere i vari centri di ricerca, i vari centri istituzionali che forniscono le effemeridi precise, ad esempio l'IGS. Qua dobbiamo mettere la data del nostro rilievo, quella che si riferisce al nostro file, scegliere il centro da dove scaricarle, esempio IGS, scegliere la tipologia che appunto possono essere le effemeridi. Vedete che esce fuori IGS effemeridi. Scarico, uno va sul download, vedete che qua c'è una rotellina. Ci vuole un pochino, però eccolo qua. Ci viene scritto OK 1, no file 0, skip 0. Dove è andato a metterlo? In C users jitter g download. Quindi se io vado sul mio download, eccolo qua, vedete tutti che mi è appena stato scaricato il file con le effemeridi precise dell'IGS. Ripeto, analogamente qua possiamo mettere ora ad esempio, vediamo che possiamo scaricare un bel po' di cose. Questi sono i file DCB, ad esempio. Oppure abbiamo, eccoci qua, gli Earth Rotation Parameter, eccetera, eccetera. Ora, di nuovo, per brevità, vi ho fatto vedere questo tool. Avevo già io scaricato per il jailbreak tutti i file necessari. Per cui direi di andare avanti nella presentazione e vedere i risultati dell'elaborazione. Però poi se avete piacere potete provare a scaricare e con dei vostri Linux a provare a fare un PPP secondo queste indicazioni. Bene, questo è il risultato di un nostro processamento in PPP. Vedete che abbiamo sicuramente sulla vostra sinistra le posizioni, diciamo nell'asse XY, in realtà abbiamo, beh sì, sostanzialmente vedete che abbiamo delle precisioni centimetriche a parte una prima coda iniziale. Vedete che fa tutto questo giro, poi però tutte le soluzioni si concentrano in questo punto qua. Ecco, vedete che ogni quadratino in questo caso è 20 centimetri, quindi noi siamo andati a ottenere una posizione che è molto precisa e direi anche, beh, per essere accurata, in realtà, a onor del vero, dovrei sapere la posizione precisa di questo ricevitore che in questo momento non so, quindi diciamo solamente preciso. In questo caso invece vedete la serie storica delle posizioni, per cui vediamo che in realtà la coda, questa parte qui, è concentrata solamente all'inizio, in questa parte qua. Dopo, quindi dopo questa fase di convergenza, inizializzazione, le posizioni si sistemano tutte in un range veramente di molto, molto basso di centimetri sostanzialmente. Ecco, ora vogliamo però capire bene, questo qui è solamente il PPP, ok, ma andiamo a vedere come cambia invece con la stessa soluzione in PPK. Per tutte le impostazioni di rtklib in PPK, io ho utilizzato più o meno le stesse, direi. Ovviamente però non ho caricato le effemeridi precise perché in realtà appunto non serve sostanzialmente. E ecco, bisogna stare molto attenti però in questo caso a caricare in maniera corretta soprattutto le coordinate della base. Dico attenzione per il sistema di riferimento perché ad esempio Genu
nel suo Linux fornisce le sue coordinate, ma nel sistema di riferimento che mantiene la rete, che realizza la rete sostanzialmente, che è l'ETRF 2000. Il PPP in realtà ci fornisce le coordinate, ma in che sistema di riferimento? Beh, nel sistema di riferimento delle osservabili precise, delle effemeridi precise, perché è l'unica quantità che ha delle coordinate sostanzialmente. E le effemeridi precise sono in IGS 14, diciamo, sostanzialmente. Quindi dobbiamo inserire le coordinate della base in quel sistema di riferimento, altrimenti arriveremo a due soluzioni che non sono confrontabili. Vi ricordo che appunto nel sistema, nel posizionamento PPK, il sistema di riferimento della soluzione lo danno quelle che sono le coordinate di base, le coordinate della base. Proprio perché noi andiamo a stimare il vettore base rover e le coordinate del rover le stimiamo come coordinate della base più il vettore lì. Quindi analogamente, cioè quindi di conseguenza, diciamo, le coordinate del rover sono espresse nello stesso sistema di riferimento delle coordinate della base. Quindi bisogna inserire queste coordinate, che sono quelle in IGB 14, in IGS 14. Se vedete cosa succede se io invece facessi, diciamo, il classico errore e andassi a mettere sostanzialmente le coordinate nel sistema di riferimento sbagliato, quindi in ETRF 2000. Abbiamo sostanzialmente le stesse due soluzioni, ma shiftate. Shiftate di quando sono shiftati in realtà i due sistemi di riferimento. Quello che ci interessa, come potete capire, è quello con la spunta blu. Con la spunta verde, scusate. Quello invece con la X rossa è esattamente le coordinate, esattamente la soluzione, ma in ETRF 2000. Ora, vedete che se io utilizzassi quello, a maggior ragione, vediamo la soluzione PPK, che è quella con la base Genus, shiftata rispetto a quella che è la soluzione PPP. E quindi, non stando attenti a questo, si dice: ah, il PPP ha sbagliato completamente rispetto al mio rilievo PPK. E in realtà non è così. Abbiamo fatto noi l'errore sul sistema di riferimento. Questo perché andando a confrontare le due soluzioni giuste, sostanzialmente, vediamo che combaciano, si sovrappongono una con l'altra. In buona sostanza. E però per avere appunto una visione un po' più chiara di come sono le nostre due soluzioni, beh, possiamo vedere questa slide qua, in cui appunto vediamo che è molto chiaro sostanzialmente che a convergenza, vedete l'immagine più che altro sulla vostra destra, le due soluzioni sono più che comparabili, non si possono dire la stessa. Ora questa cosa qui non può essere zoomata, però insomma è abbastanza chiaro. Va di contro però per il PPP che ci sono tempi di inizializzazione molto più alti. I tempi di inizializzazione della soluzione PPK, vedete, sono molto bassi, sono questi pallini arancioni. Ora non l'ho detto, scusate, però arancione e verde sono in realtà tutti e due riferiti alla soluzione PPK, e l'arancione ci dice che la soluzione è una soluzione di tipo float, mentre il verde è una soluzione di tipo fix. Quindi vedete che per raggiungere il fix con un posizionamento PPK ci mettiamo veramente poco, e quindi poi dopo sostanzialmente, come dire, si arriva a convergenza. Mentre per la soluzione PPP questo processo è molto più lungo, dura parecchi, parecchi minuti. Dopo però, arrivati a convergenza, le due soluzioni sono più che comparabili fra di loro. Quindi è difficile dire è meglio uno, è meglio l'altro. Qual è meglio può dipendere sostanzialmente dalle varie esigenze che uno ha in campo. Perché di nuovo, da una parte, per quanto riguarda il PPK o l'RTK, dobbiamo appoggiarci a una rete di infrastrutture esterna, quindi o averci la nostra base, oppure appoggiarci a una rete RTK, e magari alcuni servizi sono anche a pagamento perché non tutte le reti RTK sono gratis. Il PPP invece può essere utilizzato ovunque senza appoggiarsi direttamente almeno a infrastrutture esterne. Poi in realtà, se vogliamo l'EGS o da dove calcoliamo le effemeridi, è comunque un'infrastruttura esterna, però ecco,
valida, diciamo, ovunque nel mondo, però richiede comunque sempre di avere dei ricevitori, direi, in doppia frequenza per avere questo tipo di precisioni, e dobbiamo mettere in conto dei tempi di inizializzazione che sono un po' più lunghi rispetto a quelli di un rilievo più piccolo. Bene, direi che per oggi vi ho annoiato abbastanza e sarebbe bello, ecco, adesso dare spazio a un po' di domande che possono, spero ci siano a riguardo. Prima di lasciare la parola a voi, vi ricordo il prossimo appuntamento con i Geo Break, sarà il 1° dicembre, sempre alle 8:30. E vi parleremo di strumenti per il calcolo di percorsi. Comunque, restate sintonizzati sui nostri canali social, in particolare vi ricordo il nostro canale Telegram, di cui vedete il link sulla destra, per avere aggiornamenti e ulteriori informazioni. Detto questo, vi lascerei la parola a domande, curiosità. Potete tranquillamente aprirvi il microfono e interagire, oppure se preferite scrivete le domande in chat e le leggo io. Bene, se non ci sono. Ah, ok, ci abbiamo una domanda. Vabbè, grazie a Marco Rizzetto che dice che è stata una buona presentazione. Di lì a mettere in pratica sarà molto complicato. Beh, finché non si prova non si può sapere. In realtà anch'io tempo fa quando facevo il PPP per la prima volta, quando me l'hanno sentito, me l'hanno raccontato con invece un grado di dettaglio direi molto più approfondito di questo, mi sono tra virgolette spaventato, però poi ecco, andandoci a provare, andando a smanettare, poi in realtà le cose non sono così difficili. Ovviamente appunto rimaniamo noi a disposizione per qualche dubbi, domande o via mail, e poi appunto ripeto se volete approfondire ancora di più queste tematiche e soprattutto l'utilizzo di RTK-Lib sul quale noi appunto ci lavoriamo parecchio, ecco, potete iscrivervi al nuovo corso. Forse per toccare con mano per la prima volta al PPP, piuttosto che andare ad utilizzare subito l'RTK-Lib, che in effetti lascia molta libertà all'utente, ma questo è un po' un'arma a doppio taglio, potrei suggerirvi e suggerirti, Marco, se vuoi provare, di utilizzare uno di quei servizi online di cui ti parlavo, in particolare il CSRS PPP, in cui te praticamente devi semplicemente caricare il tuo Rinex. E non devi fare praticamente altro e tanto vedere un po' con mano gli esiti di quello che ti mandano indietro, giusto per averne un po' un'idea. Quello può essere il primo modo per rompere il ghiaccio con il PPP. Poi chiaramente vedendo questa cosa qua capirete che utilizzare un servizio che vi lascia poca scelta è molto limitante, per cui vorrete approfondire e utilizzare appunto software che vi lasciano più libertà di settare diversi parametri. Ecco, un'altra cosa
può essere utilizzare quel G-Lab in cui appunto, benché sia in inglese, però un inglese comunque tendenzialmente molto semplice, scaricando quel software si ha la misura un po' più consapevole, ecco, di quello che si sta andando a settare, proprio perché andando col mouse sulle varie opzioni viene scritto che cosa è l'opzione in considerazione. Ora, non so se, però sostanzialmente, ecco, giusto per se riesco al volo, giusto un minutino prima di chiudere, se il computer mi dà retta, ecco, GitLab GUI. Ci vuole un pochino prima che si carichi. Questo è un software che si installa, si scarica normalmente da internet. Eccoci qua, è solamente un po' lento a caricarsi. Ecco, vediamo ad esempio una cosa del genere. Io sono fermo col mouse, eccolo qua. Sì, diciamo, eccolo qua. Vedete che appare semplicemente scaricandoci sopra che cos'è questa cosa qua che vi appare, che cosa dovete settare. Quindi questo software è utile, è molto educativo da questo punto di vista. Poi, vedendolo un po' nel dettaglio, vedete che ci sono determinati template. Uno appunto è per il PPP. Quindi avete ora qua, abbiamo la parte di pre-process, avete la parte di modeling in questo caso, e vedete che appunto ionospheric correction, ecco, ora bisogna starci fermi un pochino, penso che nei vostri computer sia meglio perché il mio credo che abbia qualche baghettino da questo punto di vista, però ecco, compare, oh bene, compare quello che succede, insomma. Qui avete DCB. Esiste anche un manuale di GitLab, ora non è che dove tutte le impostazioni vengono sostanzialmente caricate in questa maniera qui. Infatti, se andate su Help, poi dovrebbe esserci sostanzialmente User Manuals. Uno vedete SPP, PPP Manuals e andate a vedere lì. Però questo è un po' più immediato per capire come vengono. Cosa sono le varie cose? Bon, detto questo, direi di tornare qua e lasciarvi di nuovo la parola se ci sono altre domande. Se no, direi che possiamo chiudere qua questo jailbreak. Bene, allora vedo che non ci sono altre domande, per cui interrompo la registrazione.